penso che il ruolo dei sindaci su questa materia sia soprattutto quello del controllo. Quindi quello sarebbe il primo compito che viene mandato, perché come tutte le situazioni di comportamenti, una cosa è diciamo il quadro delle regole da rispettare e un'altra cosa è quello che poi accade realmente. Quindi diciamo, mantenendo la distanza, usando la mascherina, che è anche abbastanza visibile, no? Quindi si controlla con una certa facilità, è possibile poter appunto andare in spiaggia, passeggiare, vi dicendo. È chiaro che se poi questi comportamenti non vengono rispettati non va bene nessun luogo. Hanno visto foto di un lungomare che non era la spiaggia, ma era un marciapiede affollato di persone senza mascherina, cose che oggi la legge vieta e sanziona con 400 euro di multa. E sono convinto che con un po' di controllo ci sono tutti gli strumenti per poter gestire al meglio anche queste opportunità, cioè viverle come opportunità, non come un problema. Quindi l'idea di chiudere eventualmente le spiagge ancora... Uno può anche chiudere, poi se invece di spiaggia va nel lungomare e hai la stessa situazione, poi cosa fai? Un pezzo alla volta chiudi tutta la città.